Ragazzi, da serie Poco Gamers, io sono Tsuki e io sono Ryozan e ben ritrovati in un nuovo episodio di Magia della niente, sapete già cosa andremo a fare, quindi non perdiamoci in chiacchiere, iscrivetevi al canale se volete vedere ancora più episodi di RNG e soprattutto spolliciate per supportare la serie, raga. Esatto. E passate a trovare i nostri amici su Facebook, trovate tutto in descrizione. Bello. Vabbè, questo è normalissimo. Cioè, l'intercetto non è ciò che ferma i tiri, Zucchi. Ovvio. E appunto, quindi non vedo quale sia il problema. Grande. Gino è una sedia, lo sappiamo tutti. Poi col critico argento dove voleva andare? Almeno l'arcobaleno gli serviva per avere una speranza. Una speranza. Esatto. Muller che paramisa. No, sì, sì, ma abbiamo visto già in live domenica che c'è qualche bug nel gioco al momento, quindi non sì, vi preoccupate. Esatto. Stavamo tentando di ripristinare Muller. Wow. Qua Pier si è dimenticato che cosa stava facendo. Se è congelato spa, è solo una bellissima farfalla, cioè, è iniziata a svolazzare. A me per Levi mi piace, è solo che è un po' datato. Ed è solo di giugno scorso, parliamo. Già. Tutto normale. Sì, a voi che quel si contrasto triggera è una roba assurda, quindi mi ricorda con certe cose, mio. Già, quanto ho odiato quel contrasto. Seems legit. Brolin, giustamente, ha fatto vedere i muscoli, qual è un angioletto, ha fatto io ho i muscoli, e niente, è andata così. Ho i muscoli nelle gambe. Dappertutto. Vabbè, non hai chiesto perché hai critico arcobaleno dovevi segnare, è normale che Genzo pari. Sono killer. Killer di tutto. Di tutto, vabbè. Ma va bene. Ma questo è il superportiere Z, cioè, ma parliamone. Ah, Genza al secondo tiro. Vedi, era ancora a carico perché aveva già parato prima. È normalissimo. Gino, è una sedia, è normale. Il danese gli ha fatto la finta, lui si è tuffato e lui ha tirato dall'altra parte, è normalissimo. Bellissima sta cosa. Ah, questo non si capisce neanche, ecco qui. Beh, vabbè, se era CA grandi o se è giusto, c'ha si triggera male contro i CA lui, quindi. Vediamo un po'. No, no, sì. Ah, 39-8 contro 29-9, ha dato il tiro con Rivaul. E ha segnato. Ma Tsubasa è così. Tsubasa non pensa, lui se deve segnare segna. Quando la partita è in bilico, Basa si mette di impegno e la risolve. Qua Blueno si è un attimino reso conto che non poteva fermarlo neanche col maestro dei pronostici. Stava guardando le troppo farfalle, superiore. Le farfalle sulle begonie. Dovrebbe essere Empoli questo, se non ricordo male. Fantastico. O Saviola, no, Saviola allora. Non riuscivo a capire, infatti. Ma Saviola è fortissimo. Blueno non ha neanche il nome originale, dove voleva andare. Se appunto per Misaki e vediamo le stats. Se 28-1 con... Ma è giustissimo. Bene. Cioè, dove prendo lei con 38k di pugno? Gli stava sopra solo i 10k. Aveva pure il vantaggio colore. Voleva pure pararla, magari. Certo. Scusami, Fantastico. Guarda. Sto guardando il giorno. Che ci manca un solo giorno. Sto giro lo finiamo in fretta, ma di NG. Così ci diamo ai meme, raga. Calz! Semplicemente calz! Mi stanno tornando i flashback del Vietnam di ieri. Vediamo un po', vediamo un po'. Attenzione qui. Col volo dinamico, e segna! Ah, S50. Vediamo un po' le stazze. Esatto. E l'impeto. No, vabbè. 7-7, raga. Cioè, era pure S70. Bellissimo.
Fantastico! Va bene così. È bellissimo. Qua Genzo l'ha sottovalutato perché è debole. Non ha neanche la skill livellata. Ma la faccio con una mano sola la parata Z. Infatti poi vi va a succedere. Vediamo un po'. Bravo, Wire, anche ti dimentichi, anche tu, bravo! 200.000 killer, maestro di prossimo, vabbè. E non la prende. Come stanno gli autoblocchi e i blocchi stanno morendo, si ma quello non è neanche un autoblocco, quello era il matchup. Ma anche ieri Kals non ne ha preso una, fantastico. Vabbè, qua ancora a parlare di Gino, ma lo sappiamo che è una sedia. Ancora. Ah, fa la parata invece. Incredibile, si è svegliato, si è reso conto che magari pararla. Rivolge la furecchia, magari. Infatti. Chiamatelo Memenzo ancora. Chiamatelo Memenzo ancora. Troppo forte, non c'è niente da fare. Con Genzo S30, bellissimo. Vediamo un po' qui. Niente, si è rotto il gioco, ma nulla ripara. Cioè, ragazzi, cosa sta succedendo? Fantastico! E Nilsson fa gli scherzetti. Fa gli scherzetti. 35k contro 23. Maestro dei pronostici, rottissimo. Vediamo un po', siamo al 27. 27, quanto chiacchierate. Grande Brolin, top player raga, top player, niente da dire, troppo forte sto ragazzo, troppo forte coi suoi muscoli. Andiamo avanti. No, siamo arrivati al 28. Niente ragazzi. Ah, siamo già al 28. Sì, dovremmo passare alle meme. Dai, oggi facciamo una bella puntatona di meme. Eccoci qua, raga, siccome si parte subito con un video meme, siamo già pronti. Ok. Cattivissimo me. Ma, Nebuller? No. Il titolo di miglior portiere, che non l'ha mai avuto, Nebuller, ma va bene così. Ma va bene così. Vediamo un po'. Questa scena era bellissima. Sì, ma questa aggressività nei confronti di Memuller da parte di Genzo non la comprendo. Dovrebbe essere il contrario. Ah, Santana, cioè, Vargas, gli piacerebbe. Napoleon, Naturezza e sì, certo. Come no? Come no? Michael, questa è fantascienza però, raga. Torniamo subito. Altro video meme, raga. Il tuo errore è che ce lo butteranno giù sto video. Toglieremo l'audio, non si può fare diversamente. Cos'è la sigla di One Punch Man? A parte che non ha senso perché non è di pugno. Fatti. Ma perché? Questo è un abuso di Memuller. Esatto, cioè. Ho visto un Genzo. Ah, e beh, picchia Genzo, certo. Sì, sì. Questa è fantascienza proprio. Farò uno spoiler. Tanto Muller ha perso nel manga nuovamente, quindi contro Genzo. No. Quindi. Va bene, vediamo un po' se abbiamo altri video meme. Ci rivediamo fra pochissimo. Esatto. Quasi amici. Togliamo l'amici, quasi e basta. Riassunto del Super Dream Fest. Natu, Baza e Dream Ball. Ciao. Fantastico. La posa che porta sfortuna. Vegeta fa così, viene legnato da Cell. Dio Brando fa così e viene legnato. È vero! Gentile fa così e viene legnato. È vero. Fantastico. È vero. Nuovo Savoia Angelic.
Non ho un pallone rasato sulla testa, mi spiace. Attenzione, un nuovo personaggio. Oddio. Ryoza, che ci sta dall'anima rossa. Perché? Il leggendario Ryoza, dopo la sua esperienza alla Juve, va in prestito in Giappone all'Urawa, dove riuscirà a vincere il campionato per 2 anni di fila. Lui, Hayato e Takeshi sono i creatori del leggendario trio Jeff. Perché? Allora, ci sono delle nuove skill rispetto all'altra volta, il trio Jeff e poi il dribbling del gatto miau miau. Ma cosa? Imparato direttamente da Chana durante un'amichevole extra... cioè, un'amichevole asiatica. Fantastico. Non si legge, raga. No, non si legge. Non si legge. Ma perché? Why? Perché? Vabbè. Ma ci siamo persi qualcosa per caso? E poi, no, continua il meme. È sotto, eccolo lì. They're the same picture. Esatto. Sono uguali. Sì, Get e Michael, identici. Si ostinano a portare giocatori che ancora non sono ancora usciti nel manga. Non mi prendi. Fantastico. Bellissimo. Tsuki che scappa. Disonore su di te, disonore sulla tua bucca. Siamo vicini, aspetta, mi tolgo gli auricolari. Ah, infatti, non sono... È che pensavo altri videomeme, invece non per altro, bruciano le orecchie. Piero 1.0 per Lady Oscar, Lady Oscar, ho problemi. Fantastico, lo esce dall'immagine perché, ok. Credo non aver dimenticato qualcosa. Se l'hai dimenticato non era importante. Sì, hai ragione. Muller fuori al freddo. No, non te lo sei dimenticato, l'hai lasciato lì apposta. Esatto. Oggi scontro fra club, mi raccomando, attivi. Le ho vinte tutte, io pure, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Di cosa parlate? Aveva giocato. Ma come? No! Ma come? Rio che vede un player di Dream Team shaftare 500 dribble al DC. Prima volta. Ah, se aggiungiamo tutti i nostri shaft a quelle 500 di dribble famose, non ne usciamo coi conti. Io che sto tenendo le Dream per l'anniversario di Juno dopo aver shaftato malamente nel Super Dream Fest. Esce Michael DC. Io penso di essere uno dei pochi che non ci ha pullato. No, ci sono anch'io che non ci ha pullato. Come sarebbe il mondo se Muller parasse i fili quando ha vantaggio colore Impact e Stats? Non si capisce come sarà il mondo. Sulla fiducia. Già. In questo momento lui è contentissimo per Muller, ma non sa quello che succederà dopo. Siamo a luglio. No, era. Mi pare fosse uscito. Adesso non mi ricordo se è giugno o luglio. Vabbè. Neanche io. Zenzo para. Rio respira. Gazzano mio! Il gabbiano che fa così mi fa troppo ridere. Tutti dopo un miracolo di Memuller. E la versione dopo aver distrutto il cellulare diventa un diavolo. Perché? Allora, le solite regole, non si può far morire nessuno, non si può far innamorare nessuno e non si possono portare in vita i morti. Beh, Muller è morto da quando è uscito, però. Ci sono quattro regole. Squiddy Tentacolo racconta, Muller sarebbe la rappresentazione di Oliver Kahn. Guarda che ma parte, chi è? Non ci sono a parte neanche. Che io non lo conosco. È un portiere tedesco, tu non lo seguivi molto il calcio. Il cane è il miglior amico dell'uomo, ecco perché concede gol. Rio, infatti, dopo ogni gol tragico subito con il porta da uomo, possa essere un po' l'arrosto. Non si spiega tutto. Non mi sembra che tu abbia una idea arrosto, no? Meno male, dai. Almeno non mi mangi. Allora, Muller non para. Rio pensa ad un nuovo insulto. Venditore di sostanza che ha curato i malesseri, Francesco Pri. Dai, gli insulti a Memuller erano belli, però dai. Sì, ma non torneranno, non ci sperate. Penso che sono pochi. Genzo sono... nel gioco, il prossimo DF sarà Genzo. Utenti che volevano un portiere... Diverso da Genzo. Allora, c'è l'1.0,
c'è la qualificazione Asia era sì, quello. Questo è l'Hamburgo Gacha, questo è lo 001, il Rising Sun e poi Zenzo, il 2.0. LOL. Sempre riferito a quello di prima, raga. La partita era bellissima. Fuggi. Christian se non è male, anzi è proprio forte, ha mantenuto le aspettative. Ah, che male. Grande matte. È possibile che pure ora si parli di me Muller e che sia ancora uno schifo di meme. Già. Regina Elisabetta del sono 6000. Concorde. Addirittura nel 6000 abbiamo DC. Una wow. Come si nel futuro Ok, un altro. Abbiamo un altro video meme, torniamo subito. Oh, guarda, ci siamo noi, Rio. Vediamo un po'. Muller c'ha anche la latente attiva. Ok, mi ricordo, certo. mi ricordo. 31k, niente male. 31k non sono niente in confronto a quello che si può raggiungere oggi. Ok. Cioè, sopra di impeto, sopra di colore, sopra di stats. Ah. Quello che Rio pensa. La vecchia immagine è uno schifo di meme. No, ma anche... cos'è sta roba? Lo hai anche detto, non è che lo hai pensato. Rio fa quello che Rio fa prendere questo bastone e colpirla ripetutamente. Tutto sommato ti vogliamo bene, senza di te avremmo finito i meme. Prendere il bastone e colpirlo ripetutamente, bellissimo. In effetti avrei dovuto farlo dopo tutte queste memate che ha fatto. Torniamo subito. Ah, e spalla tutti i nuovi PG. Sì, seriamente tutti pensano, ma Genzo si butta giù, il povero Spadas. Cioè, il povero Spadas che è maltrattato da tutti. Cioè. Quando Memuller riesce a parare un tiro bianco. Le papere di Memuller, Rio costretto a metterlo per i bond. Non succederà mai più. No, infatti, ormai è finito quel tempo. Vi presento Memuller. Bellissimo. È inquietante. Questo ecco. Sembra riferito a Michael e Goethe. Di nuovo. È un meme chiaramente diverso, sì, certo. Questa è vecchia, non è vostra. Vediamo un po'. Caressa e Bergomi. Abbiamo Zuccherioza, ma parliamole. Cioè, vogliamo in bocca a commentare le prossime manifestazioni. Sì. Mago ci conoscono. Questi due, guarda, il vero è Jeff. I messaggi dei Bocco Gamers nel loro server. Insulta Memuller, musica buongiorno, insulta la zia della club per gli chef. Ma non è vero! Non abbiamo mai insultato la zia della club. Ma chi è poi la zia della club? Non puoi essere deciso su chi pullare tra i banner se non giochi nemmeno. Allora. Cos'era? Among Us? Forse su Among Us. Perché c'era Detective Ryozan. Però non mi ricordo. Questo è Rio quando ha visto Yuga Nishin rate up nel banner di Michael. Ah, ecco, dovrà. Ieri avevamo la discussione di quando fosse tornato Yuga Nishin. Sì, era nel banner di Michael DC. Esatto, quindi gennaio dovrebbe essere. No, non se ti si intrigherà, io non me lo ricordo. Non esiste Yuga DC, basta. Quando sei io con 500 triple in DC dove c'è Yuga rate up. Here we go again. No, non ci sono cascato stavolta. Trovo Michael DC in una singoletta. Non posso fare le sue latenze perché non ho la Napolimited. Perché ci serve una serve Michael la DC. Ma serve la Napolimited per le latenze. Non mi ricordo che latenze servono onestamente. Io che non vedo per un'ora meme su Memuller, Yuga DC e le coincidenze dell'arco tra zio Michele DC e Goethe e Samurai. C'è poco da dire, stiamo godendo. Fantastico. Nessuno, io appena vedo i nuovi banner. E vai, è uscito un nuovo Michael che mi serve, speriamo di trovarlo. Drop rate. No. Yuga DC garantito. Insomma, perché? Qui Yuga DC garantito mi trigger. Memuller a Rio. Buongiorno gentilomi, sono qui per cambiare il futuro.
No, sei qui per fare schifo, come hai sempre fatto. Sono lieto di aver regalato la felicità a Ryoza. Ci furono emozioni profonde da parte sua quando mi trovò. Fui e sono tuttora il suo migliore amico. Posso dire di non aver mai fatto un sogno più bello. Certo. Appunto, sono dei sogni proprio. Dottor Vegito, clicca qui per aggiungere testo. Questa fa dimenticata. Ti sei dimenticato di cancellarla. Ma era bellina lo stesso, dai. Fantastico. Ah, qua avevano la stessa immagine su Discord e quindi la solita web di Spider-Man. Io e i miei compagni quando la prof spiega oltre la fine dell'ora in Dan. Ah, mamma mia, che odio! Matte con le gif dell'Inter. Rio, se questi bambini potessero leggere sarebbero sconvolti. Ah, me la ricordo. Sì, era una gif per allora, perché aveva vinto l'Inter. Spieghiamo, la Juve, ma non è che l'hai tolta perché ti sei offeso. No, stavo scherzando. E avevo detto, ci sono dei bambini qui. Andiamo avanti. Ah, questa è uguale per gli altri utenti del server. Ok. Quando Zucchi in live fa fuori gioco tutti i ciocomini. Sì, siete di una crudeltà anche io. Anche in live domenica in chat, proprio degno di te al primo fuori gioco. Siete delle brutte persone. Me ne vado. Non giocherò mai più per colpa vostra, mi avete traumatizzata. Rio, Gino è messicano, change my mind. Sto aspettando, così, immaginate ci sia una tazza qui. È spagnolo in realtà. Hernandez è un cognome spagnolo. È messicano. È spagnolo? Hernandez è un cognome prettamente spagnolo, non ma importa, questo non lui importa, messicano. Per voi è sempre messicano. Ben Muller fa schifo, don't change my mind. Il prof che interroga sui legami chimici, io che gioco a Dream Team, il prof... Cosa stai combinando? Ghetto subisce un gol, Rio. Muller subisce un gol, Rio. Tu stupido asino! No, ovviamente è edulcorato, perché sappiamo tutti che Ramsey non è esattamente... No, infatti. Rio, portiere, ascoltatemi. Gino, sì maestro, Genzo 2.0. Qualcuno mi ha preso i guanti. Memulle, io non ne so niente. Impostore, fuori! Dai, facciamo l'ultima. Zucchi online. Memulle. Perché non la capisco? Anche quando l'avete messa io non l'ho capita questa. No, non la capisco. Nessuno l'ha spiegata, mi sa. No, dovremmo chiederla a Matte. Matte, spiegaci nei commenti la meme perché non l'abbiamo capita. Sto cercando di... No, non ci arrivo, niente. Rimarremo con questo dubbio. Sarà che voi. I miei criceti sono a dormire. I miei si sono suicidati direttamente, quindi. E niente, raga. Speriamo che vi siate divertiti, spiegateci l'ultima meme perché non riusciamo a comprenderla. Siamo dei boomers, abbiate pietà ragazzi. Sono vecchio, guarda quelli dei cranchei adesso. E niente, prima del prossimo fantastico video su Captain Tsubasa Dream Team, Zucchi mi invita a... Seguiteci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, scrivendo se vi disco, scrivete al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella, supportateci con tutte le vostre azioni, passate a trovare i nostri amici della community italiana di Captain Tsubasa Dream Team su Facebook e noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima! Ciao! Non si chiude il video prima della fine, qua! Dobbiamo far crescere la famiglia dei Ciocomini! Qui in alto vedrete noi e Bocco in versione mignon. Cliccando su di noi e attivando la campanella non vi perderete mai più i nostri video! Fate conoscere i Poco Gamers a tutti i vostri amici e lasciateci un like e un commento per dire la vostra! Grazie per essere arrivati sin qui nonostante i due. Ci vediamo qui! Alla prossima!